Ciao, benvenuti nel mio canale. Io sono Grazia Butazzoli. Questo è il progetto che realizzeremo insieme. Sono un paio di orecchini. Questo è un orecchino. Il secondo lo faremo assieme. Per realizzare questi orecchini vi servono uncinetto da 2 mm, del filato, una monachella e 3 anellini per ogni orecchino, cioè per 2 orecchini, 2 monachelle e 6 anellini, una pinza e una forbice. Iniziamo nel realizzare il nostro progetto eseguendo un anello magico. Facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo ed entriamo in 2 punti, lasciando 2 punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, mettiamo il filo, prendiamo il filo, entriamo nei 2 punti, lasciamo 3 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo ed entriamo nei nostri 3 punti, 5 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto ed andiamo ad eseguire una maglia alta. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo ed entriamo in 2 punti. Abbiamo 2 punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo, entriamo, prendiamo il nostro filo, usciamo. Entriamo in 2 punti, abbiamo 3 punti sull'uncinetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo i nostri 3 punti. Eseguiamo 5 catenelle e dobbiamo andare ad eseguire 6 moduli. Abbiamo eseguito 5 moduli, dobbiamo andare a eseguire il sesto modulo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia alta. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in 2 punti. Lasciamo 2 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo, entriamo, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei 2 punti, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo ed entriamo nei 3 punti dell'uncinetto, eseguiamo 5 catenelle, 3, 4, 5, andiamo a chiudere il nostro cerchio. Chiudiamo con una maglia bassissima entrando qui.
Andiamo avanti. Eseguiamo una maglia alta entrando nell'archetto. Prendiamo filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, prendiamo filo, usciamo. Prendiamo filo e andiamo dentro nei due punti. Abbiamo due punti sull'uncinetto, prendiamo il filo, entriamo nell'archetto, prendiamo il filo, usciamo. Prendiamo filo ed entriamo nei due punti. Abbiamo tre punti sull'archetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo. Ora facciamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco, eseguiamo una maglia alta. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, prendiamo il filo, usciamo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, usciamo. Prendiamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei due punti, abbiamo tre punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei tre punti. Una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo. Nell'arco successivo eseguiamo una maglia alta. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, prendiamo il filo, usciamo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei due punti. Abbiamo così due punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, prendiamo il filo, usciamo. Prendiamo il filo, entriamo. Nei due punti abbiamo tre punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo, entriamo nei due punti. Ora eseguiamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco. Eseguiamo una maglia alta. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, prendiamo il filo, usciamo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in due punti. Abbiamo due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, usciamo. Prendiamo il filo, entriamo nei due punti. Abbiamo tre punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo e chiudiamo. Una catenella e dobbiamo andare a eseguire questo modulo in tutti gli archi. Abbiamo così eseguito i nostri moduli. Ora chiudiamo. Chiudiamo andando con l'uncinetto qui. Entriamo qui con una maglia bassa. Ora eseguiamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con l'uncinetto entriamo di questo modulo da sotto e incrociamo, prendiamo il filo, usciamo. Prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa. Sei catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da questo lato entriamo
né primo punto eseguito prima. Chiudiamo con una maglia bassa. Così, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entriamo da dietro con l'uncinetto. Quando siamo qui, mettiamo il dito qua, incrociamo, prendiamo il filo, mettiamo il dito qua sotto, usciamo, così, prendiamo il filo, chiudiamo con la maglia bassa, in modo che si incrocia. 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entriamo con l'uncinetto nella prima maglia alta successiva, precedentemente, scusate, e eseguiamo, chiudiamo con una maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. 6, entriamo da sotto con l'uncinetto nell'arco, giriamo, prendiamo il filo, usciamo, in questo modo, prendiamo il filo e chiudiamo con la maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entriamo nel primo maglia alta, eseguiamo una maglia bassa. 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entriamo da sotto con l'uncinetto, prendiamo l'arco, lo giriamo. Prendiamo il nostro filo, usciamo, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa. 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e entriamo nella prima maglia alta precedentemente. Eseguiamo una maglia bassa. Dobbiamo continuare così fino alla fine del giro. Abbiamo così eseguito i nostri archi. Andiamo ad eseguire l'ultimo. Ho eseguito 6 catenelle. Entro nella maglia alta precedente. Eseguo una maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da dietro entro con il mio uncinetto nell'arco, giro, prendo il mio filo, esco, prendo il filo e chiudo con una maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. 6 e chiudo entrando qui. Con una maglia bassissima. Il progetto è così terminato. Taglio il filo. Ora vi faccio vedere come bloccare il nostro filo. Quando avete tagliato il filo, lo potete bloccare con un po' di colla di Azulin. Entro qui, potete entrare dove avete voglia. Io entro qua. Poi entro qui.
Tiro filo in questo modo, taglio il filo che avanza. Adesso andiamo ad inserire la nostra monacella con i 3 anellini. Innanzitutto dovete aprire i 3 anellini. Poi io l'ho inserito qua. Inserite il primo anellino. Così. Così. E chiudete. Appena appena in parte, inserite l'altro anellino. Così. E chiudete. Tenete i 2 anellini, inserite questo anellino nei 2 anellini, ricordatevi sempre da inserire questa la parte contraria, questa la parte dritta, nella parte dritta la monachella, la parte contraria, scusate, questo lato nella parte a rovescio. Questo qua nella parte dritta. Inserite la vostra monachella e chiudete. Orecchini sono così terminati. Questi orecchini li chiamerò Fiocco di neve. Vi ricordo di iscriversi.